Buona domenica a tutti. Oggi per noi cristiani è il giorno di festa in cui festeggiamo il Signore, o almeno i cattolici festeggiano il Signore risorto Gesù. Ieri ho fatto dei video in cui ho fatto dei brevi commenti alle sure coraniche. Ora mi si può chiedere, ma se tu sei cristiana, come fai a conoscere le sure coraniche? Ho studiato teologia molti anni prima di capire qual è la verità sulle profezie bibliche, ho letto anche il Corano e ho capito qual è il suo vero significato, quello che oggi sfugge ai fondamentalisti dell'ISIS. Innanzitutto c'è un versetto che viene spesso strumentalizzato da questi terroristi e fondamentalisti musulmani, la Sura 47:4. La Sura 47:4, per i fratelli musulmani che mi ascoltano, è stata strumentalizzata per giustificare la jihad, la cosiddetta guerra santa. Innanzitutto Maometto, quando scrisse il Corano, intendeva guerra santa nei confronti della gente del libro, ebrei e cristiani, solo in senso difensivo, ovvero... questo anche l'aveva scritto, ovvero se i musulmani fossero stati attaccati nelle loro case, quindi come legittima difesa, non una guerra di assassinio, di uccidere donne e bambini. Questo è semplicemente omicidio ed è condannato dall'Islam, condannato dal cristianesimo, condannato dalla legge e da tutte le religioni e soprattutto da Dio. La Sura 47:4 innanzitutto va interpretata nel contesto storico in cui fu scritto il Corano. Come ho già accennato negli altri video, vi erano alla Mecca e alla Mecca delle tribù idolatre, ovvero che veneravano gli alberi, le pietre, soprattutto le dee pagane che secondo le credenze preislamiche pagane abitavano nelle pietre. Se noi esaminiamo la Bibbia, il racconto di Genesi e anche Esodo, quando gli ebrei lasciarono il faraone, l'Egitto, spesso sterminarono intere popolazioni per potersi impossessare della terra promessa. La Bibbia dice gli passarono a fil di spada. Quindi quel versetto va interpretato in un contesto storico e non attualizzato, come fanno i fondamentalisti della jihad, che non hanno capito niente e invece del Corano seguono la loro legge. Mi è stato messo un non mi piace nel video precedente solo perché io dico la verità e la verità fa male, ma Gesù disse a Ponzio Pilato: chiede la parte della verità, segue la mia voce. Io per ora sto dicendo la verità, quindi il versetto 4 della Sura 47 va interpretata in quel contesto, nel contesto storico in cui Maometto si trovò a dover combattere contro gli idolatri. Idolatri significa che sacrificavano i loro figli a queste dee pagane e compivano sacrifici abominevoli agli occhi di Dio, come gli ebrei o i cananei che prima dell'arrivo degli ebrei, dei conquistatori ebrei, sacrificavano i loro figli a Moloch, e nella Bibbia è scritto. Quindi questi pagani erano idolatri e sacrificavano i loro figli. Per questo, in questo senso, quella sura intende dire sterminate gli infedeli. Gli infedeli erano gli idolatri che abitavano alla Mecca e in Arabia, non è riferito alle comunità cristiane. Infatti per le comunità cristiane vengono considerati dei confratelli, dei fratelli nella fede, perché, come ho detto ieri, abbiamo lo stesso Dio. Quindi in questo senso va interpretata la Sura 47 versetto 4. L'interpretazione che ne viene data nei regimi fondamentalisti, anche come quello iraniano sciita dell'Ayatollah Khomeini, che era salito al potere deponendo lo Shah, è completamente sbagliata. L'interpretazione corretta va posta in un contesto storico che era quello, quello della Mecca di allora, come gli ebrei, la Bibbia ne parla, Genesi ed Esodo, ma va interpretato in quel contesto storico, non è un versetto che va attualizzato. Chi lo attualizza è un folle e non ha capito nulla, né di religione né di Dio. Non serve Dio, ma serve Iblis. Quindi
Per chi mi ascolta, la vera interpretazione del versetto 47,4 è quella: in ogni caso non va riferita alla gente del libro, ebrei e cristiani, perché noi siamo confratelli nella fede. Vi ricordo che durante l'espansione dell'Islam, ebrei e cristiani vivevano in pace nei territori occupati sia dai califfi omayyadi, che furono i primi, e poi dai califfi abbassidi fino al 1258. Le crociate, più che guerra santa, ebbero il carattere, la guerra santa per la Chiesa occidentale fu una scusa, in realtà avevano il carattere di guerra politica. Infatti, quando poi non ci fu più nulla da saccheggiare, lo sapete che andarono a saccheggiare i veneziani e i crociati? Costantinopoli, dove c'erano altri cristiani. Quindi, per chi mi ascolta, quella sura ha questo significato, va interpretata in un contesto storico. In ogni caso, non va mai rivolta contro ebrei e cristiani. Chi lo fa non va in paradiso, chi si fa saltare con le bombe, ma va direttamente all'inferno, sottoterra, e sarà giudicato male quando ritornerà Gesù, cioè non avrà diritto al regno di Dio, al regno millenario di Cristo. Questa è l'interpretazione esatta. Per chi mi ascolta, inviate i vostri commenti, ma inviateli, non limitatevi a guardare il video. La sura 47,4 va interpretata in un contesto storico. Questi sono gli errori dell'Isis, di aver attualizzato qualcosa che si riferiva agli idolatri della Mecca vissuti più di 1000 anni fa, e in ogni caso non va rivolto contro la gente del libro. Con questo è tutto, vi saluto.